Amore Azzurro è offerto da Clandy, www.clandystore.it, ed entra nel mondo Clandy. Per te, per la tua casa, Clandy. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il palloletto, rete, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora me. Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una giorni. Settimana! Sette ma di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. E chi la mantiene adesso? E chi la regge? Cioè non regge. Perché? Perché? Buongiorno. Ciao, adesso. Buongiorno ai radioascoltatori. Ci fa estremamente piacere. No, non ne parliamo perché, come si dice, acqua in bocca. Buongiorno ma a tutti quanti. Ma che sta dicendo? Niente, ragazzi, parlo da solo. Buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, all'ascolto di Amore Azzurro. Buongiorno da Lello Delgro. E da Delia Paciello. Questa è l'ultima puntata del 2000. Facciamoci una grattata. Ancora. È l'ultima puntata del 2021 perché non andremo più in onda quest'anno. Riprenderemo direttamente il giorno prima. Vediamo l'anno prossimo. No, poi ci vediamo prima, che se non passi di qua prima. Non ce la fai. No, non ce la faccio. No, vado proprio in astinenza. No, perché poi il 28 il Napoli non gioca. Sì. Non so per quale motivo. Aveva deciso che il 28 si giocava. No, che si giocasse la Coppa Italia con la Fiorentina. C'era questa fissa. Difatti, ieri, quando me l'hai detto, sono andato a controllare. E una volta tanto avevi ragione. E allora, salutiamo il nostro primo ospite, che cioè lui vuole venire qua, poi no, sono stato impegnato. Salvatore Sannino. Buongiorno, Salvatore. Buongiorno Lello, buongiorno Delia. Ciao Salvatore. Ha ragione Lello. Volevo venire, ma purtroppo sono un po' lontanuccio dalla vostra sede. No, ci organizzeremo sicuramente. L'invito lo hai avuto. Allora, quando puoi, lunedì, mercoledì e venerdì, ci fai sapere e ci fa piacere farti stare qui con noi. Ti attacco le mani perché non vorrei che tu allunghi le mani, sai com'è? No, vengo con le mani impegnate. quando si è ospiti bisogna sempre bussare con i piedi. Bravo, ma no, tu sì che ne capisci di queste cose. E allora, Salvatore, Luciano. Scherzo. Comunque, la cosa più importante che tu mi devi dire è, insomma, oramai ci siamo, il mercato di gennaio è prossimo all'apertura, mi fai capire se c'è qualcosa di reale che si sta muovendo per il Napoli? Sì, il Napoli mai come quest'anno nel mercato di gennaio deve, non è che vorrebbe, deve per forza di cose fare un difensore centrale, quindi in questo momento le attenzioni di giunti della società riguardano il reparto centrale, vista la partenza di Manolas, una partenza che comunque della quale Napoli già ne era a conoscenza, perché il giocatore aveva espresso chiaramente il fatto di voler tornare in Grecia già in estate, il Napoli è riuscito a bloccare la trattativa in estate, poi sappiamo tutti come è andata a finire, con il giocatore felice ed entusiasta di essere tornato in Grecia e Napoli felice ed entusiasta di essersi tolto un bel ingaggio dal groppone. Si valutano parecchi profili giovani, per forza dico sono stati anche proposti tanti giocatori a Napoli, tra i quali Cáceres, che è in rotta con il Cagliari, tramite un intermediario è stato proposto a Giuntoli, il Napoli però ha ringraziato e ha rifiutato la proposta. E quindi è una pista che è nata e è morta lì. Senti, sono tanti i nomi momento, diciamo che il nome che ci stuzzica, che noi della redazione su quale stiamo lavorando, è quello di, sicuramente lo pronuncerò male, Zlalai, sì, ho capito, Zlalai, esatto, l'ungherese, quello è il profilo che, anche se in un'intervista aggiunto le ha detto che cercano un difensore destro più sinistro, e quindi questo bisogna capire se Giuntoli ha depistato un po'
perché spesso lui tra le righe cerca di depistare, oppure se realmente Napoli cerca un destro e quindi in questo momento siamo noi fuori strada. Senti, io una domanda ti voglio fare sempre a proposito del mercato, ma che cosa ci può essere di vero su un eventuale ritorno di Luperto, che è sembrato Beckenbauer quando ha giocato l'Empoli qui a Napoli? Eh no, tu ridi, tu ridi, è la verità. Solo in quella partita, però. Infatti, che infatti. Visto in altre apparizioni ha fatto qualche gaffe di troppo. Guarda, in questo momento non ci risultano contatti per un rientro di Luperto, però non è una pista da escludere del tutto, perché se il Napoli dovesse trovare difficoltà, perché in questo momento gli altri club sanno che il Napoli ha bisogno di un difensore centrale e quindi quando va a cercare il giocatore tutti cercano di battere cassa. Visto che comunque c'è anche l'urgenza di prenderlo presto, potrebbe essere un'ipotesi, ma al momento di concreto e di reale non c'è nulla. Però come ben sappiamo il calciomercato è dinamico e cambia di continuo. Però al momento mi sento di escludere questa pista. Bene, io mi aspetto più un colpo all'Anguissà. Io sono convinto che all'improvviso esca qualche nome così all'improvviso e spero che, come successe con Anguissà, riusciamo ad anticipare ad anticipare gli altri, perché comunque stiamo lavorando molto su questa pista del difensore centrale e vediamo un attimo nei prossimi giorni e poi da monitorare anche la situazione terzino sinistro. Il Napoli ha un accordo già con Mandavà. L'accordo sì, l'ho letto. Voleva anticiparlo già a gennaio. Bisogna capire un attimo la situazione relativa a Fawzi Ghulam, che potrebbe anche lasciare Napoli con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, e anche quella è una situazione, una pista da monitorare. Per il resto, per gli altri reparti, dovrebbe tutto rimanere invariato. Speriamo che arrivi un colpo all'Anguissà. Appunto. Senti, chiedevo, a proposito sempre di eventuali arrivi, per ciò che riguarda il centrocampo, si è parlato probabilmente di qualche arrivo anche in quella zona del campo. Io non ci credo, perché sai com'è il nostro caro presidente, è difficile che faccia fare tutti questi arrivi in questo periodo. Quindi che ne pensi? No, centrocampo non ci risulta nessun movimento né in entrata né in uscita, anche se c'è qualche richiesta per Demme, per Lobotka, ma dovrebbero restare entrambi. Mi aspetto qualche movimento nel mercato estivo a centrocampo, però per il momento è un reparto, escludendo gli infortuni che sono capitati, però è un reparto ben costruito e c'è anche ampia scelta, quindi al momento non dovrebbero esserci operazioni. Diciamo che l'unico mercato in cui ha lavorato tanto il Napoli è stato quello quando andò via Ancelotti e arrivò Gattuso, che arrivarono Demme, Lobotka per forza di cose e per cambio modulo. È stata quasi una necessità di intervenire. E in questo momento la necessità del Napoli è il difensore centrale, perché non voglio mai credere che Napoli affronti l'intero arco della stagione e le 3 competizioni in cui siamo ancora in corsa con soltanto 3 difensori centrali e con anche la possibilità di perdere Koulibaly per la Coppa d'Africa, che comunque è ancora un punto interrogativo. Però ecco, appunto, a proposito di Coppa d'Africa, ancora non si è saputo nulla. Sembrava che si fossero finalmente convinti ad un rinvio, poi invece il presidente della CAF ed Eto'o hanno ribadito il fatto che la Coppa d'Africa comincerà il 9 gennaio. Onestamente c'è un braccio di ferro tra la CAF e la FIFA, in realtà. Io non riesco a comprendere questo voler per forza di cose giocare in un momento così difficile, in un paese dove praticamente questa variante Omicron pare che stia facendo stragi. Noi non lo sappiamo, perché poi da quei paesi non hai notizie, non ti arrivano notizie tutti i giorni come può essere dall'America, dall'Europa. Io onestamente veramente non riesco a comprendere questo fatto di voler insistere in questa data. Capisco tutti gli interessi economici, ma io credo che la vita delle persone valga molto di più di tutti i soldi che loro probabilmente incasseranno da questa Coppa d'Africa. Che ne pensi? Sono pienamente d'accordo con te. Io penso, a prescindere dal Covid, io penso che la Coppa d'Africa è sempre stata una competizione che farla giocare a campionato in corso disturba non poco. Le squadre comunque investono tanto anche sui calciatori africani, che adesso in giro per l'Europa sono tantissimi rispetto ad anni e anni fa, e quindi a prescindere dalla competizione che è messa lì dà un po' fastidio. Figurarsi adesso che c'è questa situazione Covid che comunque già sta scombussolando i campionati. Vediamo di Udinese Salernitana, in Serie B sono state rinviate 2 partite, in Inghilterra c'è il caos, ieri nel Rayo Vallecano altri 8 positivi, a Real Madrid sono arrivati a 8-10 positivi. Noi in Italia in Italia siamo ancora tra virgolette fortunati, ce la stiamo cavando bene, ancora sotto controllo. Infatti. Questa Omicron è una variabile impazzita. Tieni presente una cosa, che quello che noi facciamo in Italia in altre parti d'Europa non si fa in assoluto, e ti dico cosa.
non ci sono tamponi di prevenzione, non c'è un controllo agli ingressi, non c'è nulla, non ci sta questo come si chiama, questo pass che serve, non si sta facendo nulla all'estero. E poi è chiaro che se tu vai ad una partita dove ci sono 60-70 mila persone, parlo della Premier League, è normale che poi arrivano a numeri veramente esagerati. Quindi diciamo che lì dopo i vaccini hanno un po' allargato la cinghia, cioè molto. Mentre qui siamo stati bravi in Italia comunque a continuare, bravo, esatto. E infatti l'impatto, e a prescindere dal calcio, proprio sull'Italia intera, è minore rispetto alle altre nazioni d'Europa, anche se ultimamente i contagi stanno salendo, qualcuno in Serie A inizia ad uscirne, però tutto sommato se guardiamo gli altri campionati, guardiamo le situazioni in Europa, in Italia possiamo ritenerci fortunati per quanto riguarda la situazione Covid. Speriamo che continui così, perché diciamo che qui saranno i mesi un po' più particolari, da qui fino a fine gennaio, febbraio, sono i mesi che... Però se pensiamo all'anno scorso e pensiamo adesso, sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti contro questa pandemia che comunque ci continua a fare purtroppo compagnia. Salvatore, io ti saluto e ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro un buon Natale, buone feste, ci sentiamo l'anno prossimo. Buon Natale, Salvatore Sannino, il nostro Isai. Augurissimi di buon Natale a entrambi, buon Natale a tutta la redazione di Radio Amore e a tutti i radioascoltatori. Grazie, salutiamo subito invece sull'altra linea Gaetano Imparato, che stamattina mi ha fatto un altro richiamo. Vabbè. Visto? Sbagli sempre. Buongiorno Gaetano, che ha combinato questa mattina, Lello? No, niente. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a te. Ciao Gaetano. No, dopo te lo dico, Delia, che di cosa mi ha accusato. Ma devo dire la verità, io ho fatto quel controllo che ti avevo detto, effettivamente è un po' di tempo che ci eravamo lasciati e purtroppo che ma ora raccontalo a tutti. No, Gaetano non vuole che si sappia, per cui lasciamo perdere queste cose a metà in diretta. Seconda cazziata gli dobbiamo fare. Ancora non mi ha girato il tuo cellulare, ecco tutto. Hai visto? Io non glielo ho voluto dare. Ma come? Glielo devo dare? Sì, glielo puoi dare a Gaetano. No, vabbè. Meno male, va, me lo prendo allora. Vabbè. Non lo butti. Gaetano, hai sentito sicuramente di quello che l'argomento di cui stavamo parlando con chi ti ha preceduto, Salvatore Sannino delle Bombe di Vlad, cioè di questo voler giocare a tutti i costi questa Coppa d'Africa, in questa situazione che è veramente assurda, questa variante Omicron che soprattutto in quei paesi sta facendo stragi, questi insistono sul fatto di volerla giocare in questo momento. Io onestamente non riesco a comprendere. È vero che il Dio denaro... Però a volte il Dio denaro dovrebbe mettersi un attimino da parte, tanto non è che li perdete i soldi, li ritroverete quando poi si giocherà. Che ne pensi? Ah, il Dio denaro e come si articolerà il loro business, come era previsto, questo non lo so dire se lo recupereranno o meno, in che modalità via discorrendo. Sta di fatto che da una parte ci sono i morti, i rischi e i problemi, dall'altra parte c'è la macchina organizzativa che, sebbene si giochi in Africa, comunque produce denaro. Naturalmente lo sdegno e il malcontento che può nascere negli altri continenti con la stampa hanno un valore molto molto diverso da quello che può nascere in Africa. Tra l'altro tutto questo problema se lo stanno creando più negli altri continenti, secondo me sta facendo più da cassa da risonanza negli altri continenti, perché vanno a giocare i giocatori di tante squadre che giocano in Europa e che giocano altrove, che non proprio secondo me nella vera e propria Africa di per sé. Quindi già questo fa capire come il problema sia visto da angolature diverse, cioè il maggior clamore lo stanno avendo, per esempio lo sta creando giustamente anche il Napoli e gli altri nella stessa situazione, con grandi giocatori africani che militano nelle loro squadre e vanno a giocare in questo che è una sorta di roulette russa, chi acchiappa chi no, chi piglia il virus e chi no, in un bailame generale, e dall'altra c'è il business naturalmente delle diritti televisivi e cose varie. La situazione è molto delicata, sinceramente, dovrebbe intervenire secondo me la FIFA e la UEFA, come mai ne avessero voglia. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe che Infantino sia lì per parlare con Eto'o e con il presidente della CAF. Però chissà, quasi fatto questo rimando, perché questa variante Omicron sta facendo preoccupare un po' tutti. Assolutamente sì. Infatti, io spero che il buon senso alla fine abbia la meglio. Questa è la cosa però, più importante. Non ci confido molto, perché questi sono meccanismi dove ci sta sempre qualcuno sopra che può non ricattare, ma esorcere un sì per motivi economici, equilibri e cose. È una classica partita da tripla, vediamo come finisce. Il buon senso vorrebbe che questa cosa saltasse. E la partita di stasera del Napoli è da tripla o è da uno fisso?
No, io non voglio fare il fenomeno, però secondo me la partita, la vittoria di Milano, chi mi è vicino, gli amici tutti i giorni e cose, ripeto, non voglio fare il fenomeno. Non ho detto che il Napoli sarebbe andato là a vincere, ma non giustificavo tutto il pessimismo, tutto il timore che nasceva dal dopo Empoli, dopo la sconfitta in casa con l'Empoli. A me la prova del Napoli al Meazza non mi ha stupito proprio, perché sono abituato, ripeto, non voglio fare un fenomeno, a non lavorare con la pancia ma a lavorare guardando la partita, perché per motivi personali, come tutti noi, non solo io, pure tu e la tua brava collaboratrice. Ma valutando le partite del Napoli negli ultimi periodi non ero preoccupato, cioè nel senso che se la va a giocare, poi anche il Milan aveva problemi. Ecco, quello che è mancato tra l'Empoli e a Milano è stato un po' di fortuna, che un po' di fortuna c'è stato innegabilmente a Milano. Ora, con lo Spezia, è una questione di non tanto temere l'approccio alla partita, la voglia, ma anche gli infortunati, quelli che mancheranno ancora e via discorrendo. Ma anche l'aspetto fortuna, bisogna sperare che non ci sia nata carambola come è successa con l'Empoli, bisogna sperare che non ci sia nessuna flessione mentale di come è stata con l'Empoli, e comunque sono certo che a ridosso delle feste di Natale proprio il Napoli, che ha comunque recuperato un po' di terreno, deve braccare l'Inter perché ha capito che c'è tutto per poter giocarsi la fine alla fine, e vada in campo cattiva, incattivita dalla situazione, feste di Natale vicine, non può certo inguaiare un panettone e tutto il resto dei tifosi, no. E a se stessi. Assolutamente. Senti, salutoni augurissimi di buon Natale al nostro Gaetano Stabiese Doc, Francesco Tramparulo. Sì, ti arrivano gli auguri qui sulla nostra pagina. Mamma mia, Francesco Tramparulo, sì. Vabbè, ma io a lui a Natale gli do il prosciutto e lui mi saluta. Ah, ecco, uno scambio fra prosciutto e saluti. Scusate, ma ti saluto anche io, scusami. Ma vedi, si porta un prosciutto. Numero di telefono è nata cosa. Ah, che disgraziato. Vedi se il prosciutto lo porta qua, mannaggia. Vabbè. Ma non sapevo nemmeno che tu fossi produttore di prosciutti, per la verità. Non sapevi neanche che fossi? Produttore, che producessi... No, qua produttore, no. Okay. No, ricordo la polemica dei prosciutti. Vi racconto una cosa, perché sono vecchio, ho seguito per 12 anni la Roma, lavorando alla Gazzetta Sport a Roma, e il presidente Sensi, che era un grandissimo personaggio, una persona eccezionale che manca al calcio di oggi come persona, assomigliava come carattere molto a De Laurentiis, però era uno che se entravi nella sua manica, cioè vedevi che era una persona leale, un giornalista leale, onesto, quindi era un padre, è stato professionalmente un padre. E un anno regalò tramite il direttore generale Lucchesi i Rolex agli arbitri in generale, ma così, una cosa ufficiale, normale, sì, tutti facevano i regali agli arbitri, certo. Allora però fece scalpore i Rolex che fece la Roma. Allora, l'anno dopo niente Rolex, e fece una maniata di prosciutti per tutti i giornalisti che seguivano la Roma, a me, al Corriere dello Sport, anche al capo della redazione romana, Corriere dello Sport, Repubblica, Messaggero e via discorrendo. E allora, da allora, dagli amici che conosce Sassori, quando si parla di prosciutti ci va il prosciutto di Senti. Senti, allora abbiamo parlato della partita di stasera, il pronostico io credo che sia fisso, uno, non possiamo permetterci il lusso di perdere punti anche con lo Spezia in casa, tu che ne pensi? No, assolutamente deve essere uno, anche perché quando c'è stato questo piagnisteo generale di quando si è perso con l'Atalanta e con l'Empoli, io dicevo, ma guardate che la classifica e la matematica non è un'opinione, può succedere che esce un Empoli qualunque che va a vincere, ma non so se già giocato, non mi ricordo, a San Siro contro l'Inter, o una squadra qualunque che dopo fa un colpaccio al 90° di una partita, cioè come sono capitate, certo, al Napoli i problemi, possono capitare anche all'Inter. Manca a farlo apposta, pochi giorni fa proprio la Gazzetta dello Sport mise in evidenza il ruolino di marcio che mo aspettava l'Inter, inserendo dentro anche le gare di Champions League dopo la sosta e via discorrendo, e si è andato a vedere, adesso il problema è loro, perché mo quando si torna a giocare gare importanti, inframmezzate a quella del campionato, qualche infortunio e via discorrendo, il problema può esistere anche per loro, quindi bisogna mollare di un millimetro. Attenzione Gaetano, perché intanto è arrivata una smentita. Di che? È arrivata una smontita live da Francesco Tramparulo, ha detto non è vero, io sto prosciutto non l'ho mai visto. Lo so. Ah, vabbè. Ma ce lo devi portare, perché mai ci rimane male.
100 grammi dal salumiere di frutta. A Milano, volentieri. Perché sei a Milano ora? In questo momento sto a Milano e farò solo le feste a Milano, poi torno giù tra Roma e Castellammare. Ho capito, vabbè. Fa allora... freddo lì a Milano? Ma più che fa freddo è Milano. Sono stato pochi giorni fa, ero a Napoli, mi sono messo un'ora a pigliare il sole, incappottato, bello al sole tiepido invernale che fa... guadagnavi in danno la vita tua, e tu all'anagrafe di 60 anni e ben vreno a dire 40. Sono venuto a Milano, il clima classico, e ne hai 80. A un metro di distanza non vedi chi ti sta di fronte perché c'è la nebbia. È vero, è vero, è vero. È vero. Infatti. Gaetano, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti facciamo i migliori auguri di buon Natale, auguri, e buon anno. Gaetano, speriamo che questo 2022 non ci faccia convivere ancora con sto maledetto COVID, non se ne può più. Speriamo tante cose belle, speriamo che anche i napoletani possano gioire con uno scudetto e un traguardo, perché penso che sia maturo, non dico quest'anno, ma se non succedono grandi rivoluzioni, penso che sia maturo, perché... per tante cose, anche perché la città sta crescendo, sto vedendo cose che mi riportano all'anno degli scudetti di Maradona, perché parallelamente a quel Napoli c'erano fervore nel mondo dello spettacolo, della canzone, del teatro, cosa che succede anche oggi, spettacolo, canzone, televisione, Napoli sta in copertina alla grande, vediamoci il 25 domani, dopo domani, sì, bravo. Che ha fatto Piero Angela. Ricordiamo che Napoli non è solo Comorra, non ce ne voglia Comorra e Saviano, però sinceramente ci hanno frantumato il prosciutto, e meglio che si faccia, a proposito di prosciutti, meglio che vadano avanti le cose come i bastardi di Pizzo Falcone, come si chiama, Marina Semmina Settembre, altre produzioni napoletane, altre cose napoletane, e via discorso. Grazie di nuovo a Gaetano Imparato. Grazie Gaetano. Ciao a tutti, grazie. Buon Natale. Grazie anche a te. Allora, come stai? Io bene. Tu come stai? Seduto e ammiro una splendida donna. Oh. Ma perché è una novità per te che ti dico queste cose io? Dai, fammi sentire. No, sono abituata. Ma mi attezzo pure. Ma sei abituata. Tu è inutile che guardi, è chiaro? Tu è inutile che... Peppe, ma il mio Peppe Mojito. Che stavo per dire, guarda, stavo veramente per dire una cosa molto volgare. Lascia essere il mio Peppe Mojito, ma no, visto che ho tagliato i capelli. Ma chi... Sì, senza extension, te l'ho detto già l'altra volta, stai molto meglio. Va bene. Ti l'hai fatto proprio la riga? Sì. Brava, bello. Fatto bene? Molto bene. E allora passiamo la parola a Peppe Mojito, giusto per qualche secondo, e poi rientriamo per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. State ascoltando Amore Azzurro. Interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore, con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Clendy, www.clendystore.it, ed entra nel mondo Clendy. Per te, per la tua casa, Clendy. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Scusa, ma stiamo parlando di fatti nostri, ma che ti interessa? Ci busso dal vetro. Ma io non lo so, ma io non capisco, guarda, veramente. Invece ora con chi chiacchieriamo amabilmente? Se ce lo passano il mio... Questi mi fanno, queste cose mi fanno veramente voltare lo stomaco. Ma che vuoi? Lascia stare il mio amore. Andiamo a chiamare il prossimo ospite, che tra l'altro è anche il tuo direttore, per cui facciamo le persone serie, eh? Senti, ma ci sono novità nella tua carriera o no? In che senso? Spero di sì, perché cioè, positive, si cresce assolutamente. Sì, mi fa piacere se si avvera quello che sta facendo in questo soprattutto oggi hai cominciato a fare qualcosa. Poco prima avevo fatto un collegamento con Radio Re, poco prima di iniziare Amore Azzurro. Ma non era un collegamento fine a se stesso, questo voglio dire? No, vabbè. Si spera che... Non si spera niente. Un collegamento. Angelo Pompameo, buongiorno. Buongiorno direttore. La vita è una speranza continua, buongiorno. È vero, Angelo, è vero. Però c'è sempre un altro detto, lo sai, no? Di speranza si vive. Di speranza amore. Esattamente. Vabbè, comunque. Di speranza vive, speranza amore. No, però noi cambiamo di speranze e di come di tifosi del Napoli. Di sogni, di sogni. Esatto. Questo famoso scudetto che io non ho più paura a dirlo, perché tante volte si diceva non lo dire, ma non è che ci ha portato bene. Ormai da quanti anni insomma, non si vince lo scudetto? A questo punto diciamolo. Non l'hai mai visto. Io non l'ho mai visto, assolutamente.
Lo voglio vedere, Angelo, lo voglio vedere questo scudetto. Prima che moriamo, forse non riusciamo a vedere. Addirittura no. Io credo che la cosa sia abbastanza matura, perché abbiamo un allenatore che secondo me è riuscito veramente a plasmare tutti i calciatori allo stesso modo e li sta facendo giocare in una maniera interessante. Io questa è l'idea che mi sono fatto. Però devi vedere anche dall'altra parte chi c'è, perché c'è questo Inter e non so se molla. Sapete che penso? Penso se avessimo fatto gli stessi commenti, se il gol al Milan fosse stato convalidato, avremmo parlato di un Napoli che non è capace di reggere contro le grandi, certo. Una squadra insicura, che soffre nel finale, che si fa... E invece adesso i giudizi sono diversi. Come analizziamo le cose? No, a volte noi le analizziamo se il pallone supera la linea bianca. Se supera la linea bianca, il pallone è tutto a posto. Se non lo supera, cominciano tutti i problemi. Vabbè, ma... è vero quello che dici, però sul gioco c'è poco da dire. Insomma, il Napoli, quando ha avuto i suoi titolari, cosa che speriamo possa riavere al più presto, insomma, il Napoli ha dato prova di essere una squadra in grado di offrire spettacolo, gol e soprattutto di fare punti. Però diciamo pure una cosa, il Napoli attualmente ha cambiato gioco. Non ha più quel gioco spumeggiante. Ma non neanche giocatori, però, Angelo. Esatto. No, ha cambiato gioco perché non ha più quegli artisti che aveva precedentemente. Adesso il dubbio è, ma questo Napoli, con tutti i suoi limiti, può resistere? Io ho parlato sempre di limitare i danni, no? Adesso consideriamo questa vittoria col Milan come quella fatta domenica scorsa, quando abbiamo perso con l'Empoli. Con l'Empoli, sì. Ecco, sono i punti che ci mancavano, diciamo, con l'Empoli. Poi abbiamo perso a Milano, chi l'avrebbe mai detto? Invece abbiamo vinto a Milano e abbiamo perso con l'Empoli. Un calcio pazzesco. Allora la domanda è questa, e ci dobbiamo porre: questa squadra è capace di affrontare questi momenti in continuità? Lo deve dimostrare oggi, perché è vero. Hai battuto il Milan a Milano, ma è anche vero che hai perso con l'Empoli in casa. E allora adesso c'è la controprova con lo Spezia. Se il Napoli fallisce questa controprova, allora parliamo di... Non voglio nemmeno prendere in considerazione questa ipotesi, guarda. Anche perché l'anno scorso questa ipotesi l'abbiamo presa in considerazione il lunedì dopo la sconfitta. Sì, no, è vero, però ti ripeto, io quello che sto vedendo, anche se abbiamo perso con l'Empoli, sappiamo tutti in che modo è arrivato il gol dell'Empoli, dobbiamo dire che comunque Spalletti sta facendo un grande lavoro, oltre che di tattica, di gioco, ma anche sulla mente, sulla testa dei calciatori. Cioè, io, ripeto, sapevo che Lobotka era un buon calciatore, ma non me lo immaginavo di vedere Lobotka che può fare il vice Giorginio. Stessa cosa per... Però, Onello, c'è anche una cosa da dire. Un giorno Spalletti è bravo, un giorno non è bravo. Un giorno è bravo perché fa giocare Petagna e tutti lo vorrebbero fuori. Petagna è diventato tra i migliori, lo stesso dicasi per Guangelsi. Un altro giorno è un brocco perché toglie Mertens, ma perché l'ha tolto, ha pareggiato. Allora, tu stai parlando però, almeno per quanto mi riguarda, di tifosi che sono tifosi... Sì, non parlavo di te. No, ma io dico in genere, perché questa è una cosa che già ho sentito dire. Cioè, i tifosi... Un giorno è buono. Esatto. Ma questa è una cosa... Non si sa. Angelo, ma tu allo stadio sei stato tanti anni, vai, no? Ma ti sei dimenticato quello che succedeva? Un calciatore che sbagliava un tiro. Ma perché non sono... Dopo due secondi segnavo, o meglio, quattro... Vabbè, ma è sempre così. È sempre stato così, ed è chiaro questo. Però tra di persino noi... Ma Maradona è stato criticato a Napoli, mi raccontano. No, chi te l'ha detto? Sì, è vero. Mi hanno però raccontato. Sì, sta colpita, fu contestato. Allora ti dico una cosa. Dobbiamo prendere esempio, e lo dico veramente, adesso siamo in radio, ci ascoltano sì in tanti, dai tifosi della Salernitana. I quali tifosi della Salernitana stanno dando spettacolo su tutti i campi d'Italia, anche in casa, con un tifo pazzesco, pur non avendo una squadra, pur non avendo una società, eppure essendo a 10 giorni dalla radiazione. Quindi voglio dire, questi tifosi grandi sono veramente passionali verso la propria squadra. Ecco, noi, che siamo altrettanto focosi, però ogni tanto abbiamo qualcuno che deborda. Angelo, però... Allora quelli... Ho sentito dire che adesso, meno male che Insigne ha preso il Covid, così se levano. Siamo veramente tanto in... Angelo, però forse perché tutto è relativo, cioè i tifosi della Salernitana che vengono dalla Serie B sono contenti semplicemente perché la Salernitana gioca in Serie A.
E probabilmente se anche noi venissimo dalla Serie B, no? Abbiamo detto anche noi quando abbiamo applaudito, quando siamo passati dalla Serie C alla Serie A. Tutto è relativo. Ora in questo momento il Napoli, paradossalmente, no? È sempre lì nella posizione più alta, i tifosi chiedono di più, perché i tifosi chiedono sempre di più. Se no, fossimo stati i tifosi della Salernitana, però quando hanno perso 5-0 in casa con l'Inter ti favano fortissimo ancora di più, quindi vuol dire che non è che li voglio saltare, però voglio dire attaccati punto e basta, senza discussioni specifiche. A volte noi tutti abbiamo criticato Madonna, quando, dove ci presentiamo con Juan Jesus, certo, perché Juan Jesus è arrivato a Napoli, aveva un po' di pancia. Oggi ho visto il giocatore apparentemente anche ben forte, possente, eccetera, quindi voglio dire si sta migliorando. E sotto questa ottica che bisogna affrontare questa partita di oggi, ne parliamo un attimo, perché certo, io credo che questa partita vada affrontata diversamente da come abbiamo affrontato la gara con l'Empoli. Qui bisogna giocare all'arma bianca, giocare con quella grinta che hanno visto a Milano i giocatori, giocare con quell'agonismo che hanno giocato, con cui hanno giocato a Milano con l'Inter, e insomma, cosa che con l'Empoli forse eravamo un po' superficialetti, insomma, per non dirla tutta. Insomma, pensavamo che l'Empoli tutto sommato era una squadra di terza fascia, cioè invece poi l'Empoli ha messo sotto la Juve, ha messo sotto squadre importanti come il Milan. Oggi giocherà con l'Inter, chissà che succede con l'Inter. Sono curioso. Bisogna vedere il loro impegno. Bisogna vedere. Io sull'impegno non metto in dubbio l'impegno dei calciatori dell'Empoli. È chiaro che poi insomma si va a misurare anche la forza della squadra avversaria. Forse il Napoli, tieni presente che l'Inter gioca con i titolari, il Napoli ha giocato comunque con calciatori molto importanti che non erano lì, cioè anche il fatto che fosse entrato Insigne è entrato in una condizione particolare perché non era nelle condizioni di poter giocare una partita intera, quindi insomma ci sono anche diciamo delle cose da tenere presente, ecco. Sì, anche questioni arbitrali, oggi arriva un arbitro Sordieri, prima volta con Napoli, e viene a arbitrare questa squadra. Anche qua, insomma, il Napoli si sta lottando la lotta per lo scudetto, dovrebbe avere degli arbitri sicuramente più di spessore, però vediamo questo arbitro che arriva, insomma, l'importante sarà continuare la striscia vincente, perché chiudere con la vittoria qui sarà importantissimo anche in funzione di quello che sarà poi l'inizio. Il Napoli va a Torino con la Juventus la prossima gara, quindi certo, esterna, quindi anche lì, e poi bisogna vedere la questione Coppa America, bisogna vedere anche come i calciatori ci arrivano, bisogna vedere il recupero di Insigne, insomma c'è tanto da fare. Assolutamente. Ma, insomma, chiudere con questi tre punti comunque con anche un 1-0 diventa importante. A chiudere con questi tre punti comunque significherebbe girare a 42, insomma, il che non sarebbe male come bottino. No, non sarebbe male. Considerando qualche punto perso per strada, ecco, vedi Empoli, addirittura tre, ne abbiamo persi lì, insomma, c'è la possibilità nel girone di ritorno di fare qualcosa in più, e soprattutto recuperando i titolari, titolarissimi, insomma, possiamo sicuramente fare molto meglio. Però io, ritornando a quello che tu dicevi prima, hai fatto il nome di un calciatore che, ma sono tanti i calciatori che Spalletti sta rimettendo in forma, li sta facendo giocare. Cioè parliamo di Juan Jesus, che è venuto a Napoli, nessuno credeva potesse giocare, e invece ha sempre giocato bene, non ha mai fatto un errore. Abbiamo recuperato Malcuì, perché sulla fascia Malcuì adesso può essere un calciatore ancora utile. Abbiamo recuperato Lobotka, che l'anno scorso non ha visto il campo quasi mai. Dillo. Ed era l'incubo di Delia Pacello durante l'estate. Insomma, sono dobbiamo recuperare Lozano. Però guarda, a Milano, io pure, devo dire la verità, nel primo tempo l'ho criticato tantissimo, però poi dopo mi sono reso conto, è vero, lui davanti non ha combinato quasi nulla, però ha recuperato tanti palloni, è tornato tante volte. È importante anche lì, è vero, è stato importante. Ha fatto da incontrista anche lui, ecco. Vabbè, auguriamoci di avere una bella partita, bello. Non sei d'accordo? Sì, lasciamo perdere. No. Dimmi la tua opinione. Vogliamo sentire il parere di Andrea Pompomeo. Mi piaceva il Lozano di Gattuso. Vabbè, certo. Il ciuchi nelle orecchie lo è vero pompava. Che vai. Ciuchi. Però ciuchi era bravo. Oggi lo vedo un po' perso in questa squadra, ti dico la verità. E forse la grande incognita, non delusione, non sta giocando da Lozano. Lozano può fare molto meglio. Secondo te perché? Anche secondo me può fare molto meglio. Perché è il modulo che lo porta a giocare in questo modo. Nel senso che lui, che è un'ala pura,
è uno che punta l'avversario, propone dei cross per Osimhen, non essendoci Osimhen, lui a chi deve fare questi cross? A Mertens o a Petagna, che comunque è sempre braccato. E allora secondo me stiamo penalizzando Lozano, anche perché poi qui si giocava solo per Osimhen, non ho visto mai il Napoli che giocava per Lozano, si giocava tutti per Osimhen, e quindi Lozano non viene premiato come viene premiato nel Messico, quando è lui il leader e tutti giocano per lui, e lui si fa trovare sempre propositivo, pericoloso. Cioè, io penso che Spalletti debba lavorare ancora su Lozano, non mi dispiace, mi aspetto di più. Anche se Lozano l'abbiamo visto talmente poco, un po' anche per gli infortuni, insomma, non era pronto, che anche con Osimhen non è che l'abbiamo visto giocare, anzi non mi ricordo, ha giocato con Osimhen, certo, forse pochi minuti. No, ha fatto ma perché poco. Il modulo che lo penalizza, io penso che il modulo lo penalizzi. Napoli non cerca Lozano e Lozano non si fa cercare dal Napoli, e Lozano gira per il campo, battaglia, quando gli viene il pallone incontro prova a fare qualcosa, ma non è il Lozano che abbiamo visto un anno fa, quello era un Lozano diverso. Lozano per te è uno di quei giocatori che dà continuità? Cioè, nel senso... Non tanta continuità. Dovrebbe dare più continuità, ma gioca a sprazzi. A volte pare che si assenta dal campo. E forse questo è il motivo per cui Spalletti non gli dà anche molta fiducia. Io non penso, insomma, da quello che è trapelato, non aveva avuto piena fiducia, perché non si era ripreso del tutto bene da questo infortunio. Non lo vedeva ancora bene Spalletti. Poi probabilmente, io me lo auguro come te, Andro, che nel corso della stagione venga comunque fuori Lozano. In ogni caso sta giocando lui, perché oramai... Ora, insomma, per forza di cose sta giocando lui. Quindi, però lui non sta anche dando... A me piace molto Politano che rientra, mi piace molto, lo vedo più pericoloso di Lozano quando ha palla al piede davanti all'area di rigore avversaria, più pericoloso Politano che Lozano, che almeno può andare a una conclusione certa, certo. Però ripeto, Lozano, diciamo, è un buon gregario in questo momento, non è protagonista, ecco questo mi... Sì, l'anno scorso è stato più protagonista, cioè con Gattuso sicuramente è stato più protagonista. Non per fare polemiche, attenzione, magari stasera Lozano fa due gol. Ce lo duriamo, ma chiunque segna, insomma. Ma noi le polemiche, se le facciamo solo costruttive, non le facciamo per... Sì, no, è un'analisi, appunto, bravo, dirlo. Esattamente. Numeri dati alla mano, risultati, minuti giocati, realizzazioni, passaggi, gol. Lozano, diciamo partecipa, ma non è protagonista. Noi vogliamo Lozano protagonista, perché Lozano protagonista ci può far andare avanti sicuramente, perché qui marcheranno moltissimo come al solito Insigne, marcheranno Osimhen, marcheranno Mertens. Ecco, Lozano è uno che può sfuggire a questa marcatura ed essere imprevedibile e darci qualche giocata buona, qualche gol anche, no? Perché noi ci aspettiamo anche dei gol da Lozano, non è che assolutamente. E poi ragazzi, permettetemi di dare un bacio simbolico ad Elmas, che è veramente un calciatore da Napoli. Elmas, un calciatore da Napoli, ricordate queste parole. Perché me lo auguro, ma perché si suda la maglia fino in fondo, io ti dico che non però si risparmia mai, però nonostante il gol, quindi non è che lo sto criticando, anzi è stato fondamentale, secondo me può dare ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto col Milan. Assolutamente sì. Deve dare cominciamo a capire qual è il ruolo di Elmas, non l'abbiamo capito, te lo stavo dicendo io. Questo lo fa giocare la Paletti questo dice che lo vede centrale al centro del campo, dice che rende meglio, poi gioca a posto di Insigne, poi gioca a posto di Terisci, poi gioca a posto di Fabian Ruiz. Dove deve giocare? Secondo me il problema è proprio quello, infatti Angelo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ti facciamo tanti auguri di buon Natale, buone feste e buon anno. Grazie a voi, Radio Amore. Grazie direttore. Ciao, ci risentiamo l'anno prossimo, Angelo. Auguri. Grazie. Ciao. E allora, mentre noi salutiamo Angelo Pompameo, direttore di TV Luna, apriamo il microfono al nostro ultimo ospite. Lui vede, ma poco è vero, io non riesco a capire. Io non lo so, ma ce lo chiediamo. Lui dovrebbe vedere tante cose, ma non ce le fa sapere. Ma tu lo sai una cosa? Dici. Ieri Adriano Pastore era ospite di Delietta Gol e io indovina perché l'ho chiamato. Non si è voluto però travestire, ho chiamato perché mi serviva un pastore. No, noi abbiamo fatto il presapevivente. Adriano, ma tu dovevi travestirti. Buongiorno. Buongiorno, Adriano. Vedo, devo dire, vedo belle donne come Delia, mica mi sembra poco. Grazie. E chi meglio di me? Chi meglio di me ieri, dai. Mica è fesso pastore. Io pensavo che vedesse altre cose, invece è un materialista pure lui. Il pastore di solito non dovrebbe mettersi a guardare certe cose, dovrebbe pensare ad altro. E che diavolo. Vabbè, questo è peggio di me.
molto direi. Adriano, veniamo. Vabbè. Parliamo di tutto di Napoli e del Napoli. Stasera Spalletti, io l'ho sentita la sua conferenza stampa, ha chiesto ai giocatori di continuare con la stessa verve agonistica, con lo stesso impegno. Col Vesuvio dentro in questa partita di stasera, che può sembrare facile, ma non lo è, come del resto tutte le partite sono difficili, vedi Empoli. E quindi cosa ti aspetti stasera? Quale squadra credi che lui schiererà in campo, tra le altre cose? Allora, guarda, io dico, come ho detto anche ieri sera a Deletta Gol, Spalletti sta formando una squadra di soldati, anzi nello specifico direi proprio dei samurai. Se pensiamo a quanto lui sia, tra l'altro, di parola con questo gruppo, perché pensiamo a Petagna, il quale era deciso ad andare alla Sampdoria, no? Lui disse: rimani qui e avrai il tuo spazio. Non a caso lo spazio l'ha avuto, ma non a chiacchiere come spesso fanno molti allenatori e lasciano quei 5 minuti nelle partite meno importanti. Gli ha dato una chance importante a San Siro, gli ammeazza, insomma, contro il Milan, in una partita tra l'altro che Napoli ha vinto. Quindi direi che lui sta lavorando chiaramente benissimo sul campo, perché i risultati parlano chiaro, ma anche sotto il profilo mentale, sotto il profilo proprio della forza di questo gruppo. È vero. Quindi io penso che chiunque scenderà in campo darà tutto, perché lui dice il fuoco del Vesuvio. Giocatori che sanno di poter contare su un allenatore che ha una sola parola si gettano nel fuoco per lui. Quindi prima sentivo Angelo parlare di Lozano, Politano. Sicuramente, per esempio, Politano è uno che si avvicina di più al gol, perché si accentra e di sinistro prova il tiro al tiro da fuori. Lozano, per esempio, io sto vedendo che in questo periodo, proprio a Milano, per esempio, ha formato una catena lì di destra importante, insieme a qui, lo aiuta molto tutta la fase della copertura. Per cui, diciamo, dipende dalla partita che il Napoli decide di fare. Io, per esempio, giocherei con Petagna stasera davanti, anche se probabilmente giocherà Mertens. Ma sai, in casa contro lo Spezia, Mertens può avere la meglio rispetto a calciatori che forse hanno meno esperienza. Petagna, io lo avevo detto venerdì in trasmissione, tutti mi avevano detto no, ma assolutamente no, giocherà sicuramente Mertens. Avevo previsto che Spalletti facesse giocare Petagna contro quella squadra, ci voleva un calciatore del genere. Uno che tiene sulla squadra. Però no, ma stasera non credo. Assolutamente, ma nemmeno io credo. Io dico, io farei giocare Petagna, però penso giocherà Mertens, anche perché Mertens a partita in corso comunque farebbe sempre la differenza, insomma. Ma sai perché cosa lo dicevo? Cioè, perché farei giocare Petagna? Perché è un ragazzo che ha bisogno di giocare proprio per questioni fisiche, per entrare vero, in condizione, no? Sta giocando bene, non sta segnando, ma sta facendo molto lavoro per la squadra, quindi potrebbe essere un'occasione quella dello Spezia per non solo dargli ancora fiducia e possibilità, ma per farlo crescere poi fisicamente, perché vediamo che comunque è uno che, insomma, è bello grosso, pesante, per cui ha bisogno di più minuti possibili. Comunque, in ogni caso, sono convinto che Napoli farà una partita all'altezza, insomma, come finora. C'è stato questo momento di difficoltà nelle ultime partite, nelle ultime forse due partite, perché poi comunque anche quando ha perso, penso con l'Inter, il Napoli comunque ha giocato a calcio, cioè ha tentato fino alla fine comunque sempre attraverso il gioco, vero, quindi con un'identità precisa. Ma stessa cosa è successo con l'Atalanta, voglio dire, insomma, non ce ne dimentichiamo. Esattamente, sai quello che noto io? Che anche nei momenti di difficoltà, come con l'Inter o con l'Atalanta, il Napoli ci ha provato fino alla fine, è andato vicino al gol sempre, l'ha quasi riacciuffato la gara, non in maniera disperata, sai, palla lunga attraverso davanti, il gioco, no, ma il Napoli attraverso il gioco, la qualità, quindi questa è una cosa importante. Io ricordo quando Mazzarri diceva: attraverso il gioco poi arriveranno prima o poi i risultati. E questo è il senso, secondo me, perché è chiaro che non le puoi vincere tutte, però se anche nei momenti di difficoltà, su campi difficili, contro squadre forti, continui fino al 98esimo come nell'Inter a provare a riacciuffarla attraverso il gioco, significa che hai un'identità non solo precisa, ma veramente forte. Sì, è vero, assolutamente d'accordo. Insomma, una squadra salda nei principi, come spesso ci si è lamentati di non avere, mentre invece questa volta c'è. Senti, Coppa d'Africa sì o Coppa d'Africa no? Guarda, ieri leggevo
leggevo di Coppa d'Africa, no, però rimandata solo a settembre, quindi non di un anno ma di alcuni mesi. Potrebbe essere un, come dire, un palliativo, nel senso non rimandarla completamente di un anno ma solo di alcuni mesi. Parliamoci chiaro, va a vantaggio del Napoli questa cosa assolutamente in questo momento, eventualmente certo, non giocarla, certo, non ci faceva paura, esatto. A me dispiace perché comunque capisco anche tutto il lavoro che c'è dietro, c'è stato dietro, l'opportunità per un continente come l'Africa, però mi sembra che la direzione sia quella di rimandarla, mi dà questa impressione. Poi per me poi poco cambia, insomma, a me del contagio le cose secondo me sono cose gestibili, come si è fatto quest'anno con le Olimpiadi o con gli europei, non vedo per quale motivo non si possa fare con la Coppa d'Africa. E invece pare che invece pare che la Coppa d'Africa si giocherà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Sembrerebbe, perché l'ho vista adesso su un sito questa notizia, è delle 10.45 di stamattina, riprende probabilmente una notizia della Gazzetta dello Sport, io non, questa adesso la vado a verificare. Sì, per me comunque non c'è, voglio dire, sono contento anche così, dicevo, l'avvantaggio del Napoli sicuramente non giocarla è chiaro, però mi piacerebbe anche vederla, cioè nel senso ancora, perché ripeto, si sono fatte le Olimpiadi, si sono state rimandate, ma si sono fatte regolarmente quest'anno, lo stesso gli europei. Si dice, sai, le pressioni degli sponsor, però io sono dell'idea che bisogna tornare a vivere. Quindi... Sì, è vero, tutto è vero questo, però in questo momento con questa variante Omicron che sta facendo strage, soprattutto in quei paesi, sì, però, in Africa, insomma... Ma in realtà, però non sai cos'è, dobbiamo dire anche le cose, cioè, è molto contagiosa, ma non è grave come... Cioè, non dobbiamo pensare che siamo tornati a 2 anni fa con la gravità, con la, come dire, la virulenza di questa malattia nella... Adriano, non lo so, però qui tutti dicono cose diverse, quindi io lascerei parlare chi poi ha competenza per questo. Io credo che poi prima di prendere delle decisioni vengano fatte delle analisi precise, quindi però ci dobbiamo affidare a chi ha titolo. Perché... Sinceramente io non mi fido molto, lo dico onestamente, perché siamo alla terza dose, si parla di quarta dose, siamo tornati a punto e da capo, quindi questa cosa io la vedo in maniera empirica, insomma. Pare che finché non si vaccinano gran parte della popolazione mondiale questo Covid... No, aspetta, io penso una cosa, ti dico, vedo quello che viviamo noi, qui siamo tutti vaccinati, perché il 90% delle persone è vaccinato, diciamo, non e tutto. Si parla di... Cioè, ci chiudono a Natale, le feste di piazza, le cose... Cioè, quindi dico, anche fidarsi, tu curro ormai, dopo 2 anni dove sono state dette, dove è stato detto tutto il contrario di tutto... A me sinceramente tutta questa fiducia non la ho, non la più senti. Penso che 2 anni di fiducia, esatto, basti in avanti, no? Quindi dico, ci sono dei protocolli da rispettare, devono essere rispettati in Africa come si sono rispettati in Giappone o qui in Europa, e si va avanti, perché poi appunto in Europa siamo tutti vaccinati, variante non variante, questa cosa può durare anche in eterno, perché le varianti ci saranno sempre. A me la cosa che più mi brucia, dobbiamo cominciare a campare, insomma, questa è l'idea mia, è il mio pensiero. Allora, no, a me sinceramente la cosa che più mi brucia è che comunque effettivamente, cioè, noi ci siamo vaccinati e diciamo tra virgolette ci siamo presi una responsabilità ma anche un rischio, perché quando abbiamo fatto la prima dose probabilmente non era neanche poi così, cioè era ancora in fase sperimentale, poi dopo insomma abbiamo preso sicurezza, nel senso che poi la scienza è andata avanti, eccetera, però ci siamo presi anche un rischio, se vogliamo dire così. E a questo punto io però, se posso prendere il Covid, no? Mi dicono che posso prendere lo stesso il Covid, non dovrei essere male al punto di intasare le strutture ospedaliere. Il problema è che io poi posso comunque contagiare nonostante il vaccino e mischio a qualcuno che poi va a intasare la struttura ospedaliera. E allora, ecco, cioè, perché mi devo chiudere io in casa e non si può chiudere quello che non si è vaccinato? Cioè, è questo che assolutamente, dico. Assolutamente, tutto legittimo, ma figurati. Ma assolutamente sì, il problema è che
il discorso è molto più ampio perché si parla poi di politica, quindi infatti. Non è stato fatto, io perciò dicevo non mi posso fidare di gente che in due anni non ha fatto nulla sulle strutture ospedaliere, ma proprio nulla, perché se andiamo a vedere nei nostri ospedali mancano anche i cuscini e le lenzuola, se vogliamo parlare. Te le devi portare. Esattamente, quindi questo è il mio discorso, quindi noi abbiamo fatto il nostro, ci siamo vaccinati, poi possiamo, però bisogna anche, io ieri sentivo Biden, ma stiamo andando su un altro discorso, Biden diceva anche a scuola chi è vaccinato e sarà contagiato continuerà tranquillamente a fare la sua vita normale, basta che è vaccinato, perché evidentemente è una scelta precisa di convivere e continuare a... Il fatto di dover convivere oramai questo lo abbiamo... Io almeno l'ho capito. Ma anche perché, capito, non è pensabile che non vivere su un pianeta senza malattie, senza virus. Cioè, in un modo o nell'altro abbiamo fatto milioni di anni, dovremmo continuare a fare. Cioè, certo. Non possiamo fermarci in continuazione perché di una variante, un'altra variante. È normale che ci siano varianti, ogni anno con qualsiasi influenza è così. Quindi Adriano, trapela la notizia che probabilmente da gennaio non si tornerà a scuola, i ragazzi non torneranno a scuola, mentre resteranno aperte le strutture anche ristorative, i locali, eccetera, per chi è vaccinato. Quindi controlli perché chiudono le scuole. Scusa, non ho capito, per chi non è vaccinato o chi no, è vaccinato? No, per chi è vaccinato restano aperte le strutture ristorative, eccetera. L'unica cosa è che la scelta di chiudere la scuola pare sia dovuta a uno studio che, appunto, più che altro per i mezzi pubblici, dove lì è più difficile controllare, quindi... Però per me, vedi, questo è un fallimento, e ti ripeto, infatti non ci si può fallire, cioè per fidare, perché se fino ad ora ci avete detto la prima dose e torniamo a vivere, la seconda e torniamo a Natale, la terza, e mo dopo tre dosi si parla di quarta, questi ragazzi, tra l'altro i nostri figli in classe 5-6 ore con la mascherina costantemente in faccia, e la richiudi la scuola, significa a questo punto c'è un problema serio, ma con chi comanda? Probabilmente è questa una delle ipotesi più forti in questo momento. Devono fare le valigie e andare via, a me poi non interessa nessuna fazione politica, per me se fai bene, fai bene, se fai male, fai male. Poi che la nostro settore, i media continuino ad incensare un lavoro che di fatto lo vediamo sotto una storia, a questo punto se richiudi le scuole significa che hai fallito non poco ma totalmente tutto, quindi sinceramente la vedo veramente triste perché tutti i problemi sì, ma bisogna continuare a vivere, perché sennò questa cosa può durare 20 anni, cioè è così. Non penso che, pensate alle generazioni future, ma quelle dei nostri figli. Mio figlio nello specifico comincia al primo superiore, in DAD ha cominciato. È vero, ma sono tanti, purtroppo. Quindi è proprio così. Fai 5 anni così, che come esci da questa? Come fai l'università? Infatti. È complicato. Bisogna fare scelte, secondo me, sicuramente più strutturate, che fai? Ci dici chiudo tutto. Non stai risolvendo il problema. Assolutamente no. Adriano, siamo al termine del nostro programma. Ci vediamo l'anno prossimo. È anche l'ultimo di questa stagione, del 2021. E quindi, insomma, ti salutiamo, ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri di buon Natale a te e grazie a tutta la tua famiglia. Grazie a voi, a tutti voi, un abbraccio forte, tanti auguri. Speriamo che questi auguri di Natale non siano per un vero Natale. Speriamo. Infatti. Sotto tutti i punti di vista, che il Napoli prima di tutto non... Bravo, stasera ci faccio il regalo. E poi anche la politica. Insomma. State tranquilli sul Napoli, mi raccomando. Tranquilli. Assolutamente, sempre positivi. Assolutamente. Se sempre ottimisti, non diciamo più positivi. Esatto. No, però io rigetto, perché sinceramente per me questa nuova terminologia non mi piace. Vabbè. Grazie Adriano. Grazie Adriano Pastore. Grazie voi, ciao. Auguri di nuovo ad Adriano Pastore. E allora speriamo che lui veda qualcosa nel frattempo, in questi giorni, durante le vacanze. Insomma, quando riprenderemo, si dirà qualche novità. Ma tu non la vuoi fare la puntata la vigilia di Natale? Ma io voglio che tu stai bene. Veramente molto bene. No, assolutamente no. Scherzando, vi lasciamo liberi la vigilia di Natale, vi lasciamo in famiglia a festeggiare. Brava, festeggiare, ad abbuffarvi, perché queste non sono più le festività natalizie di una volta, questo è soltanto un... consumismo. Bravo, esatto, si mangia solo dalla mattina alla sera. E io cercherò mannaggia, che problema, questo atto che mangiamo sempre. Infatti. E allora facciamo gli auguri anche a quello scapellato dall'altra parte. Ma che dice al mio amoruccio. Ma dai, ti prego, smettila questa cosa. Poi glieli faccio dopo gli auguri, chiaramente. Che vuoi?
Che vuoi? Auguri a Peppe Mojito al di là del vetro e auguri a tutti quanti voi che ci avete sopportato in questo prima, in questa prima parte del campionato. Voglio... auguri a voi, auguri. Salutiamo a voi velocemente Emanuele Terlizzi, Francesco Tramparulo, Julian Ciobanu, ciao, Vincenzo Arena, Mario Carbone, a tutti ragazzi, quanti. Ragazzi, buon Natale, a tutti coloro che ci hanno ascoltato, anche a quelli dei quali non leggiamo i messaggi perché questa chat ogni tanto si blocca, poi sui vari profili dove pubblichiamo andiamo a controllare. Certo, però certo. Noi sappiate, vi portiamo nel cuore e vi facciamo i nostri più cari auguri da parte di Amore Azzurro, di tutti noi di Amore Azzurro e di Radio Amore. Certo, certo, auguri di nuovo, ciao a tutti, ci rivediamo, ci risentiamo il... vedi la data, perché l'ho messa, controlliamo il live 5, controlliamo live il 5 prima, esatto. Di Juventus-Napoli. Esattamente. Il giorno prima seguiremo insieme il prepartita di Juventus-Napoli con Amore Azzurro. Appuntamento sempre alle 12. Torniamo mercoledì 5 col nuovo anno e Forza Grazie Napoli. Grazie a tutti di nuovo. Forza auguri, Napoli. Forza Napoli. Sempre. Avete ascoltato Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. In onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13. Il programma è stato offerto da Clendy, www.clendystore.it, ed entra nel mondo Clendy. Per te, per la tua casa, Clendy. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Cavaliere ufficiale, che cosa gli possiamo far fare a costui? Commendatore ufficiale, ma lei non si rende conto? Costui è uno zotico. Già, è vero. Scusi, lei è zotico? Sì. Sono le ore 13 e 4 minuti. L'ora esatta è offerta da... Tu fa...